Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui insieme per parlare di ritenzione idrica. Allora, è una domanda che mi è stata richiesta ovviamente e ci tengo a dire una cosa. Io continuo a consigliare l'app dell'acqua, del calcolo dell'acqua, perché molti di noi pensano che se abbiamo ritenzione idrica bisogna ridurre l'acqua. In realtà è il contrario, perché il nostro corpo, quando si rende conto che noi non introduciamo abbastanza acqua, va a trattenere troppi liquidi, come un po' succede con i cammelli, penso, i dromedari. Va a trattenere, diciamo, dell'acqua come riserva, perché dice: questa non mi dà mai acqua, la trattengo da sola, da solo, visto che parla il corpo. In realtà quindi dobbiamo bere molta acqua. Allora, per esempio, io che sono, diciamo, peso 47 kg adesso, ho perso del peso, diciamo che sto cercando di controllarmi e ci sto riuscendo nei periodi in cui sono particolarmente stressata. Prima mi abbuffavo, adesso cerco di non farlo più. Però comunque di fatto peso adesso 47 kg. Io devo bere almeno 1,6 litri di acqua. Sono anche bassa, però io sono alta, neanche 1,50. Ovviamente, a seconda dell'altezza e del peso di persone, bisogna bere più o meno. L'unica cosa che ci può dire con certezza quanto bere è il calcolo di queste app, che è anche semplice poi conteggiare i bicchieri, in quanto man mano che beviamo segniamo appunto che abbiamo bevuto, e quindi si riduce quello che dobbiamo bere. In più possiamo anche mettere le misure dei nostri bicchieri, quindi è ancora più comodo. E quindi nulla, questo è tutto, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lasciami un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!